Sanremo. Sono felicissima, a Radio Bruno Arisa. Ciao Radio Bruno, ciao Stella, come stai? Ma molto bene, Rosalba. Amore, lo sai che io ti adoro. Grazie. Però anch'io ti adoro. Metterti lì. Ma perché sa- proprio per la serata di salutarti, però stare qui. Allora, aspetta, ci salutiamo bene. Okay. Dammi un bacio. Ok, ritorno al mio posto. Poi è come se fossimo abbracciate, però per questa serata dei duetti ho una sorpresa per te. C'è posta per Arisa. Arisa, c'è una lettera per te, okay. Un messaggio molto bello. Non ti spaventare, è bellissimo. Ma posso decidere se aprire la certo, busta o no? Possiamo aprire la busta, vediamo chi è. È Gianluca Grignani, stasera sul palco il duetto Destinazione Paradiso. Devi dirmi tu, lo facciamo parlare o ma no? Ma certo. Arisa ha detto tutto su di lei. Quello che posso dire di più è che mi piace, lei non lo sa questo. Ah, ma tipo che ci vuoi provare? Sì, mi piace, io Arisa la trovo, mi fa senso, è la verità. No. Beh, in effetti è una donna affascinante. Non so se lo sa, forse non gliel'ho fatto capire, intuire, però. Non intuire neanche. Ma vuoi che le mandiamo un messaggio? Lo stiamo già facendo, credimi. Arisa, hai capito? C'è Gianluca. Questo l'ha detto lei. È una bella dichiarazione d'amore, oltre anche al tuo essere artista. Tesoro, ma lui scherza, lui è un giocherellone. È un giocherellone. A Gianluca piace scherzare. È un romantico giocherellone. Però minimo un appuntamento speciale l'avete stasera nella serata sì, dei duetti. Sì, certo, stasera avremo un appuntamento speciale, speriamo di coronare questo, come si può dire, non sogno, questo appuntamento speciale. Però raccontaci qualcosa di più, sarà nella versione classica, hai messo un tuo zampino unico, una ma, cifra? Allora... Destinazione Paradiso è un brano che ha accompagnato un po' l'adolescenza di tutti noi. È stato anche un brano che ci ha fatto porre delle domande, anche nella nostra piccolissima età, no? Ci ha fatto volare, ecco. E quindi non potevo fare chissà cosa, se non accompagnare Gianluca per far sì che potesse ritornare nella testa delle persone in una maniera potente, quindi non ho fatto nulla di che, non farò nulla di che, canterò con lui e cercherò di accompagnarlo e basta. Cioè. In maniera magistrale, perché parliamo comunque di Arisa, la sua voce incredibile. Tu però grazie. Hai partecipato a Sanremo, categoria giovane hai vinto, categoria big hai vinto, hai fatto la presentatrice, Valletta. L'ospite. La valletta, però parlante, dai, almeno quello. Sì. Beh, l'emozione però è sempre nuova, diversa. Sì, l'emozione è sempre nuova perché il festival è sempre nuovo, perché comunque è sempre una cosa che ti un'occasione che ti mette di fronte a un sacco di telespettatori e di fronte a te stesso. Tu ti vedi di anno in anno che sei diverso, sei cresciuto e ogni volta che torni sul palco ritorni con un anno in più e in quell'anno sono successe delle cose, tu sei una persona diversa. È un casino. Però di base la voglia di esserci c'è sempre, perché per me è un appuntamento molto importante. Io al Festival di Sanremo devo tutto. Devi tutto, ma quando eri piccina, guardandolo, quale canzone rappresenta al meglio quel momento lì, quando eri sognante davanti alla TV, davanti a Sanremo? Ma io mi ricordo Siria, mi ricordo Laura Pausini, però Siria non mi ricordo il brano, lo sai? Siria, qual è il brano? Allora, era? Aveva fatto una collaborazione con Jovanotti, vado un po' a memoria, L'amore è... L'amore è la luce che uno ha dentro di sé, ecco. Diciamo che quella mi è rimasta. E poi vabbè, Laura Pausini quando ha cantato La solitudine. Poi è arrivata Giorgia che ha cantato Come saprei. E insomma, Sanremo con queste grandi interpreti è stato sempre in grado di farmi sognare, di farmi desiderare di fare questo lavoro con tutta me stessa. Poi sai, le insicurezze ci sono, però di base mi sento figlia di una buona stella e mi sento di avere quella luce dentro che farà sì che prima o poi uscirò dal bosco. Ma io volevo sapere nei prossimi mesi che succederà, nel senso collaborando con Gianluca Grignani, un grande cantautore, uno dei tuoi più cari amici è Cristiano Malgioglio, anche lui scrive delle canzoni sì, bellissime, sì. Magari anche più estive, frizzanti, che succede? Ma
In realtà ci sto pensando, perché vorrei cantare delle canzoni che possano ben descrivere il mio momento. Non mi va di cantare canzoni per il mero funzionamento, no? Per passare un'estate. Voglio trovare la canzone giusta che possa stabilire un contatto tra me e il pubblico di verità. Cioè, dico, io sono questa adesso, mi vuoi ancora? Allora, noi ti vogliamo, però vogliamo sapere il nuovo vestito com'è. Cioè, più intimista, più scatenato, più con queste atmosfere moderne che hanno lasciato questi giovani ragazzi che partecipano al festival. Sicuramente meno saggio e più femminile. Molto bene, con queste parole salutiamo l'unica e incredibile Arisa. Grazie, grazie Radio Bruno, grazie a tutti voi. Buona giornata e ci vediamo stasera. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.